Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e come detto nel video precedente ho raccolto della legna, infatti ce ne ho 250-140, mentre nel video precedente ce ne avevo 70. E poi, siccome ho preso la legna durante la notte, ho battuto dei cose. E dei occhi demoniaci che mi hanno droppato delle lenti con il quale con 6 ce ne possiamo ci possiamo fare l'evocatore dell'occhio di Cthulhu, che si chiama l'occhio diffidente. E però siccome ne ho 8 con 2 faccio gli occhiali e lo metto in sociale in modo che ho la difesa del casco, però non mi si vede quello schifo ma mi si vede gli occhiali, che sono più da figo. Quindi per fare gli occhiali, se non erro, no, è giusto, bisogna mettere una sedia vicino a una crafting table e così facendo dovrebbe, ecco, infatti, occhiali protettivi, eccoli qua. No, aspettate, ecco, ora il nostro tizio è un figo rispetto a prima. E adesso c'è comunque la difesa del casco, però c'è gli occhiali da figo. Ecco, questa cosa era soltanto per un senso estetico, non aveva nessun senso tecnico. Ah, e poi se si ha due lenti nere che droppano molto raramente gli occhi demoniaci, si possono fare gli occhiali da sole, che però sono meno belli degli occhiali protettivi, secondo me. Sono troppo sottili. E poi, come detto nel video precedente, oggi volevo andare ancora alla grotta e prendere quei materiali preziosi, abbastanza preziosi, che mi ero lasciato alle spalle perché ero morto. Andiamo. Direi che taglio un attimo e ci rincontriamo. Eccoci di nuovo qua, ragazzi. Oh, ma che strano. Aiuto, cos'è sta roba? È completamente cambiata l'illuminazione. E ho appena visto, mentre ritornavo là, è per quello che vi ho fatto guardare prima, c'è un'illuminazione completamente diversa. Ah, e poi era dove c'era anche il rubino. Vabbè, allora intanto prendiamo il rubino. E poi andiamo giù. Eccoci. Il rubino è più su, intanto prendiamo anche questo ferro. Io voglio capire come cazzo. Allora, perché schiacciando F10 è cambiata la luminosità. Non riesco a capire perché Kaiser. Che è successo? Mi strappo tutti i peni. Allora, ho schiacciato questi. Bitches lock bene. Bitches got penis. Lasciamo stare. E lo sistemerò in modo che non ci siano dei problemi per il prossimo video. Ecco, questa, anche questa è l'ametista, che è un minerale, anche questo. Una pietra preziosa. E basta, te l'hai rotta. Vieni qua, fatti vedere. C'è da culo. Allora, eccoti qua. Mio rubino. È anche in grande quantità. Grande. Beh, dai, buono.
Ho visto dei video del download di Terraria che cioè diceva che il giochino era carino, era per un passatempo, era come un passatempo. Non è vero, Terraria è un gioco bello, bello veramente. Sarà perché non hanno mai fatto niente nella storia che dicono queste bellissime, bruttissime cose. Però non sono vero. E non possono dire cose stupide. Beh, però mi sono già abituato con gli occhi a vederlo. Prima di colpo mi è sembrato. Io non ho mai capito se Mediafire è illegale. Cioè scaricare le cose da Mediafire è illegale. Come quando si scaricava da Mega Upload, io ho sempre scaricato da Mega Upload. Però alla fine è più comodo Mediafire. Più semplice. Cerchiamo di non morire come prima. Entro breve ci dovremmo riuscire anche a fare l'armatura di ferro, non so proprio. Sì, comunque come luminosità non va bene. Comunque se potete scrivermi qualcosa nei commenti per aiuto perché non riesco a capire come mettere a posto questa cosa della luminosità. E dai, no. Ah. Non mi hai fattuto adesso, Fai figo tu il blocchetto di merda. Ah, è semplice. Pietra, non è niente di. Oh no, è ferro. Dov'è il ferro? Ah, è ferro, infatti, no, sembra altro. Non abbiamo ancora trovato un life crystal, vabbè. Beh, ma i life crystal a finestrone soprattutto. Tipo all'inferno c'è un'infinità di life crystal, però quando uno va all'inferno ce li ha già tutti i cosi della vita di solito, che cosa riusciamo ad andare? Boh, non saprei dire quanto è stupido questo gioco. E adesso i video non li voglio fare più di massimo 13 minuti perché altrimenti ci impiega 60 minuti a caricarsi e non ci voglio. Poi adesso ho sistemato il problema col della wifi e adesso si fa tutto con più facilità. Anche adesso quando stavo registrando questo è il canale. Un giorno lo guarderemo insieme, bene.
Stavo mettendo su YouTube il video della sesta parte. Questa, se non sbaglio, è la undicesima, decima, non lo so. Non lo so bene. No, stupidata. E adesso presto spero che arrivino i video di Paul. Compro un poltrone e non si è ancora fatto vivo di fare video. Ma presto vedrete che li farà. Sempre un po' anche questo il problema di fare, di tenere un canale in due. Eccoti qua, grotticina mia. Facciamo una bella inondazione. Questo culo. Oh, eccolo qua. Abbiamo trovato un evocatore dell'occhio di Cthulhu, una dinamite, una pozione del cacciatore. No, vai a morire te. Meglio. Abbiamo già l'evocatore. Dobbiamo ancora poi prendere il mana perché non ho ancora 10 stelle cadenti, all'inizio sono poche. Continuiamo a scavare. Finalmente una grotta. Eccolo lì, eccolo, signore. Eccolo lì. Il mio bel life crystal. Perfetto, gnari. Ora prendiamo il life crystal e ce lo guardate. Allora, aumenta in maniera permanente la vita massima di 20. 20, e adesso, come potete vedere qua, la vita è di 120. Oh, è successo quello che speravo. Che bello. Così almeno posso dargli un nome decente a questa parte. Forse questa è la miglior parte fino adesso. No, dove sei? Non ti vedo. Schiavo, dove sei? Ecco. Ah, questa parte facilmente durerà un po' di più.
Come potete vedere è veramente comodo il rampino. E quando avremo argento. Quando andremo nella giungla, ci faremo il rampino della giungla. Il rampino d'edera, mi sembra che si chiami. Non vi voglio anticipare niente della giungla. Sarà una bella cosa la giungla. Cioè sia bella che brutta, perché è veramente difficile la giungla. Lì vedo qualche materiale. Ah, è argento. No, però non era tutto argento, mi sembrava diverso. Tanto argento. Beh, avere un'armatura d'argento sarebbe il massimo. Ancora meglio una d'oro. 49 d'argento e 14 di ragnatela. Ah, si sono spawnati i nostri amici. Tizi, 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 bello. Uffa. Ho sulla punta della lingua di dire ciao a tutti alla prossima puntata, ma voglio vedere che grotta c'è ancora di sotto. Tanto tutte queste parti le ho fatte di 8 minuti, di una decina di minuti, questa la faccio di 18. No, non c'era niente. Beh, allora direi che ciao a tutti e alla prossima puntata.